Ma bentornati in una nuova puntata di What's Up Economy e oggi, come appuntamento ormai fisso ogni due mesi, vi racconto un po' le mie avventure e disavventure nel mondo delle criptovalute, anche se, come vi andrò a spiegare a breve, sono state più le avventure positive in questi ultimi due mesi. Innanzitutto, per investire in criptovalute utilizzo Crypto.com, che ormai è uno sponsor storico di questo canale. Crypto.com è un exchange di criptovalute, quindi possiamo acquistare e vendere numerose criptovalute. Infatti non esiste solo il Bitcoin, ma ne esistono n1000 e su Crypto.com ce ne sono veramente tante. Io mi sto trovando molto bene ormai, lo utilizzo da quasi un anno praticamente, e mi piace soprattutto per la sua semplicità di utilizzo. L'app è tutta in italiano, si può comprare e vendere molte criptovalute e tra l'altro i costi di commissione sono veramente bassi. Infatti nell'acquistare o vendere criptovalute i costi di commissione sono nulli, sono pari a zero, e gli unici costi di commissione quando voi andrete a ritirare le criptovalute in moneta fiat, cioè gli euro, o si possono utilizzare anche come moneta all'interno dell'app i dollari, se siete più comodi in utilizzare i dollari come contabilità. Inoltre sono presenti altre funzionalità utili per entrare in questo mondo, come ad esempio la funzione monitora delle criptovalute, gli alert che ti allertano in base alle variazioni di prezzo, di percentuale di verso l'alto, verso il basso, oppure ancora gli acquisti periodici, che potrebbero essere un'ottima soluzione per cercare di costruire un proprio portafoglio di criptovalute nel lungo periodo, che come sappiamo è la cosa più importante nel questo mondo delle criptovalute. I profitti si vedono sostanzialmente nel lungo periodo. Inoltre, se volete utilizzare il vostro portafoglio di criptovalute per pagare tutti i giorni qualsiasi commissione o spesa, beh, Crypto.com vi offre anche la carta di debito che vi trasforma alcune criptovalute in dollari per poi utilizzare questi dollari nelle spese di tutti i giorni, tra cui tra l'altro anche il tabacchino o per andare a fare la spesa dal supermercato. E ho anche un codice sconto per voi se siete quelli che vogliono attivare la carta di debito. Infatti utilizzando il codice sconto WhatsApp Economy riceverete anche $25 bonus al momento dell'iscrizione. Quindi, se siete interessati, potete iscrivervi all'app Crypto.com facendo comunque sempre molta attenzione, in quanto è comunque un mercato molto volatile e quindi dovete fare estrema attenzione. Però io lo utilizzo all'interno della mia gestione finanziaria personale. Ma adesso vi racconto le mie avventure, non ci dilunghiamo oltre. Ci siamo lasciati nel precedente video che vi lascio in descrizione o qui in alto, in cui agosto era stato un momento molto positivo per il mondo delle criptovalute, dopo mesi un po' in sobbuglio dovuti anche alle esternazioni di Elon Musk. Ecco, poi dopo il mese... Mi sono scordato di mutare il cellulare, dicevo, dopo il mese molto positivo di agosto vi ho detto che avevo tolto un po' di investimenti dall'app Crypto.com perché banalmente mi servivano, ho raggiunto un obiettivo finanziario, quindi avevo ritirato una certa somma, non tutta, una parte inferiore al 50%, intorno al 30-40, al 30% credo, degli investimenti che avevo, li ho tolti perché mi servivano. Ecco, la cosa interessante è che in questi due mesi, come vedete anche dall'applicazione, queste sono immagini dell'applicazione, quella linea rappresenta sostanzialmente la mia quantità di investimenti tenuti all'interno dell'app Crypto.com. Come vedete c'è una prima nota negativa dovuta proprio al fatto che io ho tolto soldi dall'app, quindi non è che li ho persi in quel momento, ma ho semplicemente ritirato un po' di investimenti dall'app Crypto.com, e come vedete in due mesi sono riuscito a recuperare l'intero importo che io avevo tolto a inizio settembre praticamente. Come vedete il primo mese di settembre è stato abbastanza altalenante, ma il mese di ottobre è stato molto positivo per tutte le criptovalute. Infatti, come penso abbiate sentito, il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo, un nuovo picco di valore che non raggiungeva da maggio 2021, e insomma in generale tutte le criptovalute hanno avuto un forte recupero in ottobre. Questo mi ha permesso, come vedete, di recuperare senza effettuare alcun ulteriore investimento, quindi con tutti i soldi che avevo subito dopo il mio ritiro di denaro dalla app Crypto.com, il mercato mi ha fatto recuperare tutta praticamente la parte che io avevo tolto dal mio ritiro degli investimenti. Quindi
direi che è ottimo, insomma, no? Facendo tra l'altro poche operazioni, ho comprato e venduto poche criptovalute, come vi dicevo, la mia attività all'interno di questo mondo è molto passiva, nel senso non è che faccio un'attività di trading che acquisto e vendo giornalmente, eccetera, eccetera, le lascio lì, ogni tanto acquisto qualcosa, ogni tanto vendo qualcos'altro, però diciamo che è un'attività molto passiva e vedete che nonostante io facessi pochissimo e controllassi l'applicazione pochi minuti al giorno, vedete che ho recuperato gran parte dell'investimento, quindi non posso che essere più felice di così sostanzialmente. Qualcuno mi potrà dire, chissà quanto avresti potuto guadagnare se non avessi tolto quegli investimenti. Sì, vero, peccato che non lo sapevo a inizio settembre e peccato comunque che quei soldi comunque mi servivano, perché alla fine, no? Poi molto spesso si confonde il fatto che molti la chiamano criptovaluta, quindi una valuta, però mai sia ad utilizzarla. E allora che valuta è? E quindi, come vedete, non mi posso assolutamente lamentare. Ora, da questa lineetta, che comunque indica le mie attività all'interno dell'app, vedete che sono molto altalenanti. Questo rappresenta effettivamente quanto il mercato è volatile. Ci sono stati momenti, tra cui uno una settimana o due settimane fa, in cui, come vedete da questo aggiornamento sempre della stessa schermata, io ho perso molti soldi. Però poi vedete subito che è risalito, poi è sceso di nuovo e, come vi dicevo, dovete stare sempre molto attenti su quello che fate, perché appunto essendo un mercato molto volatile il rischio di perdere soldi è veramente concreto. Quindi non solo dovete stare attenti a come interagire all'interno dell'applicazione, ma anche a quanti soldi mettere all'interno dell'applicazione. Però, come vedete, ecco, molto spesso i giornali annunciano solo i grandi crolli di Bitcoin, molto più spesso rispetto alle grandi impennate, e quindi si ha dal di fuori una percezione che molto spesso si perdono soldi. In realtà, come vi ho raccontato molto spesso in questi diari di bordo di queste avventure all'interno di questo mondo, vedete che in realtà si possono fare dei guadagni, però nel lungo periodo. Nel breve periodo è molto difficile, dovete stare a perdervi praticamente le giornate, fare effettivamente un'attività di trading e quindi di professionale quasi, no? Invece però se attuiamo un modus operandi un po' più passivo e puntiamo sul lungo periodo, vedete che le soddisfazioni ve le possono togliere ampiamente questo tipo di investimento. È inutile dirvi che stiamo parlando di percentuali di rendimento a doppia cifra, roba che se investite in mercati azionari, obbligazionari o in fondi di investimento non otterranno mai, soprattutto in questo periodo economico. Però, come sapete, ormai la regola base: ad alto rendimento c'è anche un grande rischio, proprio come è quello delle criptovalute. Tra le novità dell'app c'è anche l'arrivo di nuove criptovalute, come ad esempio Elon, che è praticamente il cane Shiba Inu con i capelli di Elon Musk. Ovviamente è una meme coin che rimembra tutte le avventure tra Elon Musk e Dogecoin, e come vedete in un mese ha fatto più 3000%. Ovviamente è una meme coin molto volatile e che adesso vale millesimi di euro. Un'altra criptovaluta che non solo ho monitorato, come ho fatto con Elon, ma ho anche acquistato, è la criptovaluta Shiba Inu, che Shiba Inu è la razza di cane che ha dato il logo a Dogecoin. Dogecoin, che è un'altra criptovaluta che è stata resa celebre agli occhi di tutti anche grazie a Elon Musk. Ecco, Shiba Inu, come vi ho detto, l'ho comprata. Ad oggi costa lo 0,00006, credo, centesimi di euro, ma nel solo mese di ottobre, in un mese solo, ha guadagnato il 770%. Io l'ho comprata in un momento abbastanza buono e praticamente è una mia scommessa, è un mio investimento, oppure chiamatelo come volete, perché anche speculazione, perché sì, esiste anche questo aspetto in questo mondo delle criptovalute. Quindi ci ho messo su un po' di soldi e chissà come va. Se dovesse accadere quello a cui spero, cioè questa Shiba Inu dovesse raggiungere un valore di 1 euro per ogni Shiba Inu, beh, potrei diventare quasi milionario. Ok, per farvi capire l'assurdità un po' anche di questo mondo, effettivamente è una speculazione, però ovviamente lo faccio con cognizione di causa. Ho investito un quantitativo di soldi che, se dovessi perdere, insomma, non mi cambierebbe la vita, come ad esempio è successo ad un'altra meme coin che ha avuto un incremento enorme
che si chiama Squid, sempre una meme coin riferita alla serie TV Squid Game, che ha subito un grande incremento di valore e poi è crollata. Addirittura gli sviluppatori probabilmente hanno truffato in questa cosa degli Squid Game attraverso le criptovalute. In questo caso qui ho messo un po' di soldi e chissà se un giorno potrò diventare milionario grazie a Shiba Inu. Ovviamente le probabilità sono molto scarse. È successo in passato, come è successo anche per Bitcoin, che non solo ha raggiunto la quotazione di 1 euro, ma ormai è a quota maggiore ai 60.000 dollari. Però ovviamente è un investimento a lungo periodo, chissà come va, però gli ho dato un po' di euro e chissà cosa prospetterà il futuro. Io ovviamente ci spero, le probabilità lo so benissimo che sono molto poche, però come vi dicevo, ricordarsi sempre bene la regola aurea, alto rendimento, alto rischio. E in questo caso il mio investimento in Shiba Inu è assolutamente, estremamente rischioso. Però mai dire mai, ecco, se li perdo va bene, se invece accade quello che dico io, beh, vi offro una cena, ecco, come ad esempio potete offrirmi un supporto anche con Patreon, se scaricando l'app crypto.com anche voi vi toglierete delle buone soddisfazioni come le sto togliendo io, sempre facendo attenzione a quello che si fa. Patreon.com per supportarmi e come sempre io sono live quasi tutti i giorni anche su Twitch, quindi vi aspetto anche lì per scambiarci un po' di chiacchiere. Detto ciò, vi ho aggiornato un po' sui miei investimenti in criptovalute. Vi ricordo il codice sconto WhatsApp Economy per ottenere 25 dollari bonus se al momento dell'iscrizione all'app attiverete anche la carta di debito. E niente, credo di avervi detto tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Shiba Inu, forza Shiba Inu, dai, io credo in te.